Salve a tutti da Titan89, benvenuti su Nio, ragazzi. Stiamo facendo il torpore della pietra dello spirito livello 19. Missione principale: cerca lo scomparso Tachibana Muneshige a Dazaifu. Spero di aver detto tutto bene, anche se non penso proprio. Allora, innanzitutto, qui io ci sto un attimo perdendo. Che punto di riferimento vi do? Che punto di riferimento vi do? Anzi, vi do e mi do. Punto di riferimento. Qui, punto, qui. Ah, eccolo qua. Questo è un buon punto. Il ponte spezzato. Ok? Quello che cos'è, Logre? Se... Yokai? Alve. Ok, abbiamo capito dove siamo, no? Proseguiamo qua a destra. Vi invito a vedere il precedente video, che era iniziato con una secondaria. Poi ho fatto anche questa principale. Quindi ho fatto veramente pochi passi. Una decina di minuti. Qui avevo già preso qualcosina, ma non fa niente. Grande Kodama. Mi pare che ne abbiamo trovate già. Questa è la seconda? La seconda, minimo la seconda. Almeno ne ho trovate due totali, se non tre forse. Allora, fatemi capire qua. と呼ばれ栄華を極めたこの地も今やひどい有様。先の領主高影の治世には多少再建がなされたようじゃが。Va bene, quindi un tempo questo posto popolava di gente. Adesso popola di yokai, vabbè. Ehi, salve! Questi cosi li odio, perché non si riesce a colpirli a volte. Vieni qua. Olè. Bene. Cioè, sembri un puffo con questo cappello, è bruttissimo. Giuro che quando ne trovo un altro più bello te lo metto. Aggiunta di un altro oggetto a ricordi amarità. Ah, da un po' che non li apro. Rarità oggetto. Viola, unico, blu, raro, giallo, speciale, bianco comune. Ah, vabbè, sì, sta cosa è più o meno in tutti i giochi, quindi c'ero arrivato più o meno. Una fede dimenticata. Il santuario da Zaifu Temmangu fu costruito come luogo di culto. Con il trascorrere del tempo finì per essere dimenticato. Oggi non c'è traccia di coloro i quali un tempo servivano e veneravano il dio. Ok. Qua non c'è niente. Ehi. No, perché mi dimentico? Ah, va bene. E muori. L'altro non ci ha calcolato. Chi altro mi ha visto? Senti, buon uomo, venga un attimo qua che gliele suono velocemente, così cerco in giro. Sì, bravo, bravo. Ehi. Due colpetti. Ok. E ciao. Mengu esploratore. Elisir e arco lungo Yomi. Perfetto. Ma fatemi un attimo valutare questa zona. Cioè, qui se vogliono metterci le rane, le nascondono dove vogliono. Armatura in cotta di maglia. Questo si può buttare a terra. Buono, buono. Adesso abbiamo due shortcut abbastanza vicini. Altre frecce. Dimmi che quella è una rana. Dimmelo. No, sono pazzo. Aspetta, da qui sembra una rana. Scusatemi. No, forse nella mia testa. Niente. No, ok, niente. Ma perché deve fare piovere questo gioco? Perché deve piovere? Tanto bello il gioco senza pioggia. Abbiamo mai visto il sole su Nio? C'è un bel sole, dico, eh. No, eh. Uno, due. Questo qua gioca malissimo.
Ok. Prendiamo questo, gli Sir Izayoroi guerriero. Va bene. Altra robetta per me. Pietra, vabbè, io penso che si deve andare lì in quel castellone là in fondo, però noi ce la giriamo ancora. Ehi, 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 affan... Che cos'è? Ma che ca... Che ca... Forse facevo bene a ucciderlo prima che si trasformasse, no? Ecco. La pietra non mi avrebbe mai colpito, mai e poi mai nella vita. No, 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 non fare queste cose brutte. Oh. 312 frontale. Vabbè, ma che mi sta succedendo? Calmi, 312. Mentre indietro... No, no, aspetta. Mi è sembrato più basso. Sì, vai, quante ne ho sprecate? Cioè, ma che schifo sto facendo oggi? Sì, vabbè. Ragazzi, no, sono... Sto palesemente giocando male. Ok. Elisir. Preso tutto. Stavo dicendo... Anzi, stavo guardando da questa parte. Che ce n'è un altro di questo qua, no? Pietra dello spirito. Vieni che con te ci gioco un po' meglio. Vieni qua. Vai. E buttati di pancia. Due. Buttati di pancia. No, eh. Due. Ok. Eccolo. E abbiamo finito. No, cavolo, ancora vivo? Non è giusto. Che stronzata, ragazzi. Morire così non si può. Tutta colpa mia. Cioè, il gioco non c'entra niente. Però io sono voluto morire in quel punto. Ritorniamo esattamente là. Ok, ragazzi, abbiamo appena ucciso l'Oni di prima che ci aveva massacrato. Sono tornato qua. Ovviamente ho ucciso non tanta gente perché non mi andava. Quindi troveremo qualcuno vivo. Ovviamente. Intanto ammazziamo questo. Questo l'avevamo già ucciso, ma vabbè, lo ammazziamo veloce veloce. Vieni qua. Ecco, veloce veloce il cavolo. Sì, pure quell'altro che mi spara non è una cosa simpatica, eh. No, 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 no. Ma perché, ragazzi, mi sto facendo colpire? Tipo, questi colpetti qua, in teoria, non si prendono. Ma nemmeno questo. Oddio. Ok, perfetto, vabbè. L'importante è andare avanti, l'importante è andare avanti. E dicevo... Ah sì, qua è dove c'era il piccolo Oni e il grande Oni. Yokai, anzi, scusatemi. Quello piccolino che si è trasformato nel ciclope gigante. Mentre da queste parti non so se ci ero mai andato. Fermo. Fermo, fermo. Grazie. Vedete. Ah, eccolo di nuovo. Aspetta, eh. Che lì c'è un altro che se mi vede poi sono guai. Ora. Questo non dovete dargli il tempo di trasformarlo. Di trasformarsi, così fate prima. Ok, anche questo. Solo che questo qua non posso fare la stessa mossa. Sono guai. Vabbè, proviamoci. Ah, ok, torniamo qua. Ok, ragazzi, rieccoci qua. Prendiamo tutto, prendiamo le nostre ammerritta. Ne avevamo perse 13.000. Ok, ne ho fatte 4.000 solamente avanzando qua. Ok, sblocchiamo questa porta. Mi mancava pochissimo, ragazzi, per sbloccare questa porta. Avevo fatto proprio l'idiota. Qua, io non è difficile, ragazzi. Si muore solamente quando si è non stupidi, ma svogliati. Quando andate, camminate tanto per, cioè, se camminate tanto per in questo gioco, vi puniscono, ma è giusto, cioè, ci sono altri giochi dove camminare tanto per senza curarsi dei nemici.
più o meno il 90% dei giochi che escono. Ogni tanto uno un po' più difficile ci vuole, dai. Allora, adesso fatemi vedere se c'è qualche rana. Sono sicuramente maledette queste rane, perché scommetto che davanti non si vedono, tornando sullo stesso percorso che si possono vedere. Allora, andiamo dritti là. Io per ora rane non ne ho viste. Questo sì l'ho visto. Ok. Ma non mi va di fare i giganti, cioè. Grande. Grande Kodama. Adesso torniamo indietro e vediamo se c'è qualche altra rana. Anche se non penso. Acqua sacra, perché non ne ho viste mai due troppo vicine. C'è sempre quei 500 metri. No, manco da qui si vede niente. E saliamo qui allora. Niente. E dall'alto si dite che si può vedere? Cos'è là? Vabbè, oggettini inutili. No, vabbè, saliamo. Quanto è là? Quanto è lungo quest'albero? Io addirittura. Dite che c'è qualche rana qui sopra. Mi ispira a posto da rana questo. No? Niente? Ho visto un nemico sulla destra. E Kote. Ok. Ehi, stai buono. Ma perché devo cadere io e non te da qua? Ecco, ecco, lo sapevo. Guarda, guarda, guarda. Niente. E muori. Hai ricevuto il titolo di Branditore d'Asce. Il livello delle tue reputazioni è cresciuto, grazie. Ok, ma che senso ha avermi fatto sta cosa qua sopra? Ah, per questo forziere. Orokudama. Basta? Possibile? Magari da qua si scorge qualche oggetto in lontananza. Cioè, se no non ha molto senso. Eh no. No ragazzi, non. Boh, non c'è niente. Non c'è niente. Possiamo scendere, peccato. Speravo ci fosse un'altra rana. Forse si può andare qui sopra però. Forse si può andare qui sopra. Aspettate. E sì! I Jumonji, gli ali del guerriero. Perfetto, allora fatemi un attimo valutare tutto quanto. Devo dire che questo gioco mi piace, perché riesco a prendere familiarità col posto. Cioè mi ricordo le zone, cosa che è veramente per me è difficile, perché sono smemorato. Però di solito non succede che mi ricordo. Chiave porta est. Porta est. Se una porta est. Porta est. E se quello è il sud. Dove cavolo è il sud? No, 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 no. Ecco. Ma dove sei spuntato? Che 2 secondi prima non c'eri. Ah sì? Vai, blocca questo. Blocca, blocca. Oh. Aspetta che sono mezzo. Vieni qui, vieni qui. Te lo rifaccio, va. Maledetto. A te. Ah, lì sopra doveva stare forse. Ok, armatura in cotta di maglia. Armatura del vassallo. Vassallo, Kote, Kabuto, Sumeyate. Un sacco di roba. Ciao. Adesso ci spostiamo un attimo. No, sono alla ricerca delle rane scomparse qua in giro, ma purtroppo non ne sto vedendo. E qua. No, questo ci siamo già andati. La porta est, porta est. La porta. Non lo so, se intendono una di queste porte, per forza di cose deve essere uno di questi lati. Ma non lo so se intendono queste cose. Magari una cosa più avanti. Magari l'est è dritto da questa parte.
Non lo so, ragazzi, andiamo avanti e scopriamo. Cosa ho visto a sinistra? Un nemico? Sì. Porta est, eh? Qualcuno, ecco, ecco. Dov'è? Ah, eccoti. Perfetto. Ce ne sono altri che mi dovete avvertire. No. Ah, vieni qua. Uno. Un colpo e basta. Vieni qua di nuovo. Uno. Di nuovo un colpo. Oh, tocca a me. Vai. Oh, no, no, basta, 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 basta. Ok. Dai, ce la siamo cavata benissimo. Qui ci prendiamo soggetto. Ok. Ragazzi, tra le case io cerco di camminare un po' per vedere se abbiamo dimenticato qualche ranocchio, ma boh, non credo. Cioè, da due ore che giro sulle stesse cose. Spero di non aver dimenticato nulla. Però lì sopra ci vorrei andare, non so come. Ehi. E stai fermo. Oh, sì, vabbè. Vabbè. Avessi preso una volta. Ancora niente. Sono più difficili questi dei boss. Doppio attacchi social down. Vediamo, c'è sta roba qui. Frecce mi fanno sempre comodo. Qui forse non ci sono andato. Ecco. Mi ricordavo che avevo visto una scala anni fa. Vabbè, niente di interessante però. Ok, ci manca poco, eh. Poi abbiamo visto, cioè, penso tutto. Non... qualche puntino così ci manca forse. Questa è la porta est? Sì. Ok, lì c'è un salvataggio. E qui che cosa c'era? Io credo che la chiave della porta est sia opzionale ed è per farci avere questo salvataggio vicino. Oltre al fatto, non lo so, sto sparando adesso. Può essere quello che ho detto, come può essere che sia invece la strada principale. Oltre che quelle statuette là mi inquietano un po'. Boh, per ora preghiamo. Livello successivo, sì, lo possiamo fare. Non so cosa alzare però. Forse un po' di questo. E che non le sto usando spesso più le armi. Mi divertono. Potrei alzare cuore. Condizione chi che è un po' basso. Vediamo se queste. Ecco. Ragazzi, erano proprio citofonate. E... uno. Sì, ma almeno fate la stessa combo insieme, non diversa. Oh. Io odio. Ah, ma sono anche toste. Sono forti. Uno. Mamma mia. Sono resistenti piuttosto. No, 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 calmo, 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 calmo. Mi ha colpito. E dai, che spreco, peccato. Ok, ma sono tutti così? Aspetta. Calmi. 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 Cerchiamo di attirare l'attenzione solo delle statue. Ok. Ok, venite qui. Venite qui che ne parliamo. Anche se muoio non fa niente. Non mi va di sprecare un altro elisir. Vai. Uno. E due. Ma no. Uno. Due. Non si è capito quello che avete fatto. No, no, no. Ma dai, 790 difendente. No. Che
palle. Ragazzi, un attimo che li uccidiamo tutti e quattro le statue e poi riprendiamo il video. Fatto, la cosa buona è che non riappaiono. Do guerriero, questa roba qua, soldato, giù in casa, ok. Non riappaiono, ragazzi, quindi è abbastanza tranquilla. No, 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 fermo, fermo. No, vabbè. Addio, si trasforma. Si trasforma. E vabbè. Ho sbagliato. Vabbè, cerchiamo di farcio, non dico velocemente, ma quasi. Ok, un colpetto ci basta. Ok, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Quando dai i pugni non capisco mai, ecco, che combo sia. Ti prego, ti prego. Insomma, cerchiamo di rovinarlo un po'. Basta, 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 basta. Eh sì, devo calcolare meglio la distanza, eh. Ecco, lui la calcola benissimo. Via. Via. Ah, questa me la potevo risparmiare. Ok, pennello consacrato, va bene. Tutto preso, vediamo che cosa c'è qua. Magari c'è una ranocchia che ci è sfuggita. E martello di legno di quercia, armatura del vassallo, armatura del vassallo. Niente ranocchie? Questa dovrebbe essere proprio una zonetta del tutto opzionale, no? Quindi siamo stati bravi, credo. Ma qualche ranocchia qui, opzionale, no? Peccato. Vabbè, io direi che ci curiamo. È inutile se no sprecare un elisir. E ci mettiamo... Oh, aspetta. No, se non mi vedi è meglio, non mi va di combattere. Ecco. Va bene. Uno. Ok. Va bene. Per fortuna sei abbastanza stupido, quindi... Non dovremmo metterci troppo. Certo, quel colpicino là era necessario. Anche questo era necessario? Ragazzi, è la fretta. È stata la fretta. La fretta adesso mi ucciderà. Va bene. L'ascoltiamo e ce la andiamo subito. No, vabbè, ragazzi, più che altro dai, facciamola bene. Preghiamo. Facciamoci questa benedetta vita, non sprechiamo gli elisir perché mi puzza un po' di boss fight. Adesso magari sto sbagliando, però la puzza c'è. Dai, ti prego, muori. Muori senza farmi del male. Uno. Ma più che altro ho paura di sbagliare. Ah, dai, che palle. Vabbè, dai, meglio di prima. Basta. Ragazzi, questa è la fretta, perché se io me lo facessi con calma, come si deve fare, non subirei tutti sti colpi. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qui nemmeno. Ehi, Lue. Ciao, Lue. Che cavolo è? No, 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 no. Che bello, che bello questo gioco, che bello. Riproviamoci. Allora, ragazzi, come potete vedere sono leggermente più giallognolo perché ho messo tutto quel che potevo contro il fulmine. Contro il fulmine più 4, più 2, più 2, più 2, più 4, più 12, più 14. Quindi alla fine abbiamo delle belle statistiche contro il fulmine. Abbiamo fatto 43, quindi oddio, non dovrebbe uccidermi con un colpo, ma con due. Ok. Detto questo, mi sono messo quello acqua. Non so se ho fatto bene. L'acqua col fulmine mi sa che mi incapretta lì, eh. Ah, ok. Scusami, dove sta il mio spirito guardiano? Ma la cosa più importante era recuperare questo, eh. Che
prima di ogni cosa, buon uomo, se vuoi un attimo morire, ho visto che quella cassa toracica non è male. Sì. Perché mi farà tanto male, lo so. Fermo. Collabora. No, ehi. Pure. Che brutta cosa. Beh, almeno mi dai il tempo di spostarmi stavolta. Vieni un attimo qui. Perché mi devi colpire così? Comunque mi togli veramente meno di prima, La difesa più 41 al fulmine a qualcosa è servita. Maledetto. Praticamente quando spara il colpo di bocca, andate verso la vostra sinistra. Ora, sinistra. Ok, non verso destra. Io secondo me perdo di nuovo. Secondo me. Pure il veleno? Ah, una chimera! Cioè, oddio, adesso ho capito che era una chimera. Ok, ha senso allora il veleno, ha senso anche il fulmine. No, ho sprecato un colpo e lui invece no. Ah, calmo, Non comincia. Oh, un altro colpo buono. Più o meno. Facciamo l'elemento. Non so che elemento ho messo, mi sa terra. 246 ha tolto l'elemento. Che cos'è? Ok. 46. Dopo vediamo quanto toglieva l'altro elemento acqua, che non mi ricordo. Vieni qua, fatti ammazzare, ti prego. No, mannaggia. Ok, 2, 3, 4. No, 3 colpi e basta. Oh, maledetto. È fortino, È molto forte. Via. 1, 2, 3. Colpetto dato. Uno, due. No, quella non me la ricordavo, Ha fatto anche la capriola finale. Uno, due e tre. Oh, ok, schivato. Sì, ma non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Cioè, non in questa, in questo tentativo. Sì, se vado a un colpetto a botta, l'ho finito già lì di Sir. 2, 3, no, stavolta non lo prendo. Ok. Vabbè, più o meno ci stiamo imparando. Il problema è che lui basta che mi colpisce altre 4 volte, no, 6 volte più o meno. Ma anche di meno. Che bella cosa. No, che fa sempre con la coda dopo. Ah, ok, 1, 2, 3. No! Ecco. Che dai ragazzi, qualche colpo di fortuna ogni tanto ce l'ho. Ok. Il nostro problema è che a noi mancano tipo una decina di altri colpi. No, che decina, magari una decina. Una quindicina. Via. Che quando fa quel colpo è bello. Stavolta gli abbiamo dati due e abbiamo fatto malissimo. 2, 3, puniamoci. Come 4 adesso. No, perché devo esagerare? Ragazzi, se andate molto vicino a lui, ce la potete fare, mi sa. 3. Mi sa che ha aumentato a 4 i colpi che può dare del tuono. Dai. Aspetta. Ok. Veleno. No, io mi avvicino. 1, 2. Non ci credo. Era fatta. Stavo andando bene.
Riproviamoci. Ok ragazzi, eccoci alla fase di nuovo finale. Spero di farcela. La vita è finita. Aspetta, che è successo? La vedo un po' in difficoltà. Più o meno. 1, 2, 3, 4. No, no. Mamma mia, quanto ho sbagliato da quando ho cominciato a parlare. La va o la spacca. Ok. Addio. Ce l'abbiamo fatta. Ma comunque ho giocato malissimo proprio appena ho preso a parlare, ragazzi. Non per cercare, come al solito, scuse, però. Odaki, Yamashiroden, Kabuto guerriero, armatura in cotta di maglia Kabuto, doppia attacchi Minoden, scatola di medicinali, Waragi arciere, Kurasigama Aguro. Ok. Lì la porta è chiusa. Casi, andate avanti. Ma quello era un famiglio? Bene. Sì, ma io le rane. Niente, andiamo avanti. Ehi. Ah, non devo ammazzarti? Vabbè, dice che non pensare che avremmo respinto un famiglio. Sono un mago Onmyo e proteggo questa zona a piacere di conoscerti. Quella creatura è il mio famiglio, ci ha litigato poco fa. Sembra ancora contrariato, ma forse puoi placare la sua rabbia. Ottieni gesto scusa, conferma. Ok. E pila dello spirito piccola. Menu gesti. Cambia modalità. Prostati. La mettiamo su qua. Ah, ok, l'ho già calmato. Va bene? Sembra che tu abbia addolcito. Spesso i gesti funzionano con chi non ha il dono della parola. È un concetto che potresti trovare utile anche più avanti. Ma un punto di salvataggio per uscire? No, eh? Sì. Movimento per cosa? Al momento non sembra funzionare. Ah, forse perché l'ascensore non sta sopra. Ah, grandissimi. Allora ragazzi, io direi che ci possiamo lasciare tranquillamente qua. Non so se la missione sia finita, ma penso di no. Guardate quanti amichetti ci stanno qua sopra. E noi ci vediamo al prossimo video. Intanto mi salgo un po' d'abilità. Per questo video è veramente tutto. Spero che vi sia piaciuto. Un saluto da Taito89 e alla prossima.